Signori, siamo riusciti a portarlo fuori. Guarda la, la sua codina, come vuole scappare, come vuole dimenarsi. Fammi libero, no! Il tuo destino è segnato. Tu verrai con me, tu verrai nella mia base e diventerai il mio schiavo. Sì, sì, wow! Ora non mi resta che, ora non mi resta che, ora non mi resta che, vai, ora lo raggiungo. Ragazzi, ho fatto... Giuseppina, è colpa tua che ci stiamo bloccando, vai. Giuseppina, fai buon latte a cattiva sorte. Io ora ho fatto una rotaia che mi porta fino alla base. Non è molto lontano di qui. Ora, se tutto va bene, il nostro guardiano dovrà arrivare nella mia base. Oh, sì. Ok, ragazzi, ce l'ho. Vedete? Lo stiamo seguendo là, proprio attaccato a casa nostra. Abbiamo catturato ufficialmente un guardiano in Minecraft. Non so quante persone ci siano riuscite, ma io ora faccio parte di quelle. E nessuno può togliermi via questo titolo. Ce l'abbiamo in base. Giuseppina, preparati. Vuole farmi del male. Vuole farmi del male. Ok, ok. Ragazzi, non preoccupatevi. Non preoccupatevi. Ho preparato del... No, Ugo, cavolo. Siamo troppo in linea retta. Siamo troppo in linea retta. Mi metto un attimo il caschetto in diamante, così abbiamo più protezione. E ora viene il pezzo forte. Devo chiuderlo in una gabbia. Devo chiuderlo in una cavolo di gabbia di vetro. Assolutamente. Ho messo il tutto qua in chest. Ora non vuoi più vedermi. Cosa succede? Cosa succede? Cosa mi guardi con quell'occhietto? Ce l'abbiamo fatta. Un sogno che diventa realtà. Ci ho impiegato un casino. Via sto minecart, via tutto. Vai, 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 vai. Vai che ci siamo. Vai che l'ho chiuso per bene. Oh, baby. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta ufficialmente. Abbiamo chiuso un guardiano. Vittoria. Guardate come mi guarda. Cioè, mi guarda, lui vuole ammazzarmi con lo sguardo, ma non può. C'è solo un piccolo problema. Allora... lui ci darà mining fatigue molto spesso ed è stato probabilmente un errore portarlo così vicino alla base, perché adesso non potrò più costruire. Dovrò sventrare Giuseppina. Giuseppina 2 questa è, Giuseppina 1 è dall'altra parte, questa è Giuseppina 2. Dovrò sventrarla, andare sempre al suo cospetto. E ecco qua, vi dicevo questo, dovrò sempre andare qua, diventerò intollerante al latte da quanto dovrò berlo. Potrò sempre far così, andare da Giuseppina e ricaricarmi. Oh, ops, Giuseppina, aspetta. Potrò andare sempre qua dalle sue mammelle e prendermi latte. Ma il problema è che non posso farlo tutto il giorno. Quindi per adesso lo teniamo qua. Ma credo che dovrò nuovamente fare una rotaia e portarlo magari in mezzo all'oceano, lontano 50 blocchi almeno da me. Ora, è da un po' che voglio farmi una base sott'acqua. E per farlo mi è venuta un'idea molto interessante. Guarda qua, sono tornate anche le volpine. State attenti a non prendervi mai in fatica anche voi. Non ve lo consiglio. No, no. Ok, già che ci siamo, allora, questo è un buon luogo magari per iniziare a fare la nostra base. Ma volevo che fosse in linea retta con quel magazzino, perché l'ho creato perché voglio trasferire alcuni oggetti della mia base e ampliarmi anche sotto il mare. Quindi adesso quello che farò è andare a fare una piccola piazzola in linea retta da quella base a qui. In questo modo potrò fare qualcosa di abbastanza carino se lo faccio come ce l'ho in testa. Quindi innanzitutto, potrei mettermi questo casco qui, così possiamo respirare veramente a lungo sott'acqua, dato che abbiamo il conduit. E adesso quello che andrò a fare è una piccola piazza con la cobblestone, che poi farò un tetto di vetro, un po' come... la casa della scoiattolina di SpongeBob, avete presente com'è fatta? Ecco, adesso non mi vengono i nomi, ma voglio fare una cosa del genere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bene! Vedete, a quello che abbiamo adesso è una piazzola. Ma poi magari non la facciamo così sospesa, fissiamo un po' il tutto. Ragazzi, adesso devo iniziare anche a mettere del vetro. Voglio farla tutta di vetro e poi andremo a mettere all'interno delle spugne per renderla sottovuoto. Esatto, toglieremo tutta l'acqua da qua e chiuderemo il tutto. Veramente, voglio che sia una base molto carina alla vista. Poi in questo bioma è stupendo, con tutti i pesci attorno, magari metterò tanti delfini, farò un super mega acquario. Dai ragazzi, non mi sembra malissimo come idea.
Adesso dobbiamo solo, ecco, andare avanti e cercare di fare una bella cupola che sia fattibile. Scusa tesoruccio di papà, che devo un attimo prendere il vetro rimasto. Perfetto, 64. Non credo mi basti, perciò forse è meglio che magari se riesco a controllare in una delle mie chest. Ne avevo un po', non qua. Eccone qua, possiamo prenderne ancora due da 64, ok. Va bene, ragazzi, a questo punto, guardate, intanto sono andato avanti, ho quasi finito. Ho deciso di farla a due piani. Infatti ci sarà questo piano di sotto e per entrare poi potremo entrare da qui. Ci sarà una porta poi che cambierà il tutto. E niente, adesso volevo finire il tetto, farlo un po' più a cupola, quindi... Fammi pensare a come possiamo fare. Intanto togliamoci il mining fatigue. Ok. Ah, l'ho appena già ripreso e io me lo rilevo. Fancuore a te. C'ho l'idea, ce l'ho in mente. Purtroppo a volte dovremo un po'... sprecheremo un po' di vetro, ma neanche tanto. Perfetto. Dai, penso che possiamo chiudere qua questa storia. Benissimo. Ok, abbiamo una sottospecie di cupola, dai. Non è male, forse non l'avrei fatta proprio così così, forse l'avrei fatta un po' più bassa. Potrò fare delle modifiche più avanti. Se pensate che sia finita qui però, ragazzi, vi sbagliate di grosso, perché voglio ampliarla parecchio questa base. E dobbiamo iniziare intanto adesso a mettere le spugne. Voglio che adesso togliamo tutta l'acqua lì dentro, così possiamo finalmente respirare. Quindi se non erro io dovrei avere un po' di spugne sempre da te. Spugna, mozzo, Schmabellina, schmabellona, dammi tutto il tuo latte. Oh, latte crudo, il mio preferito. Iumete, iumete, iumete. Spugne! Iniziamo subito a mettere le spugne in modo da prosciugare tutta questa cavolo di acqua. Non la vogliamo, ok? Siamo contro acqua noi, vogliamo tutto pulito. Quindi con la nostra solita tattica possiamo finalmente, cioè veramente l'invenzione delle spugne è la cosa più bella del mondo, perché normalmente fare sto lavoro una volta era una piaga. Il problema delle spugne è che purtroppo devi sempre cucinarle, quindi fancuore a questa cosa, ma... Oh, guarda qua, l'ultimo qui, pap! E il piano di sopra è completamente tolto dall'acqua. Sembra un bioma di Subnautica quasi. Ora, sì, manca questo piano di sotto, per fortuna... Ci sono altre spugne. Andiamo a rimuovere tutto. Oh, sono contento. Ora diamo una ripulita. Rendiamo il posto un attimino più vivibile. E iniziamo ad andare avanti con il prossimo lavoro. Benvenuti! Guardate, pavimento molto da piscina. Molto acquatico. Qui sotto scendi. Qua ancora un po' spoglio. Devo probabilmente fare un mega magazzino qua. E farò più basi. Una che magari entra anche nella roccia. Qui si può uscire tranquillamente. C'è la porta, vedete? Ed è tutto chiuso. Guardiamola ancora una volta da fuori. Bellissima. Veramente molto molto bella. La cupola ancora secondo me stona un po'. Magari la modifico un po'. Fatemi sapere le vostre opinioni. Se vi piace così o la modifichereste un po'. Per adesso la mia idea è un'altra. Voglio fare un sistema che parte dal mio magazzino qua in casa. Questo nuovo magazzino che adesso andremo a fare. E voglio fare uno smistamento oggetti che porti gli oggetti da qui a lì sotto. Oppure un tunnel che possa portare me, senza fare tutto il casino di nuotare, direttamente nella base sottomarina. Quindi si potrebbe fare una sottospecie di sistema tunnel che ho visto in giro su YouTube e volevo un attimo riproporlo adesso con voi. Allora, tutto ciò che dobbiamo fare, intanto partendo da qui, è fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo è praticamente quanti blocchi può andare avanti l'acqua. Poi vedrete il perché. Adesso che qua è 8, all'ottavo proverei a scendere. Ok, e andrei ancora avanti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo di nuovo giù. Vediamo, cioè non lo so ragazzi se verrà una roba intelligente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ora andiamo di nuovo giù. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 lì. Ok, ok. Ragazzi, forse funzionerà. Lo so, non ci state capendo un tubo, ma in poche parole sto facendo un sistema di tubi. Praticamente così. Dopo andremo a cancellare tutta questa roba e rimarrà solo il tubo. Sarà una roba assurda. Ora
voglio veramente mostrarvi di cosa sono capace. Poi vedete, quello che potete fare è, aprendo qui, potete spaccare la brick e si creerà praticamente questo spazio dove potete anche infilarvi voi. Praticamente è proprio un tunnel, vedete? E se vi danno fastidio, perché a volte ci sono questi buchi che si creano, potete chiuderli tranquillamente con delle scale dello stesso colore. Ecco qua. Questo lo devo levare, per carità, non lo voglio qua così. Benissimo, ok. Ma intanto andiamo avanti a posizionare le ultime trapdoor. Ok, devo finirlo tutto, ragazzi. Penso che ci siamo. Ho fatto anche questo anello con la mossy cobblestone. È una tecnica che ho visto da uno youtuber. Molto molto bello e mi sta piacendo. Vedete, il tubo si va ad infilare al nostro magazzino. E noi, volendo, potremmo anche fare un sistema di cambio oggetti che porti gli oggetti dalla nostra base alla base sotto il mare. Con tanto di squid che vanno avanti e indietro. Ok, quindi adesso viene il pezzo un po' più complicato. Ma intanto la gran parte del lavoro l'abbiamo fatta. Quindi ora, in teoria, se metto un secchio d'acqua qua e inizio a nuotare, vedete, posso entrare nel tubo d'acqua senza problemi. Ora sto andando nel tubo e potrei andare direttamente, come potete vedere, nella nostra base attraverso il tubo. Molto bella questa cosa, veramente molto bella. Anche se preferibilmente io adesso vado a togliere tutta l'acqua che c'è qui dentro e vado a mettere della mia. C'ho una tecnica per farlo e ora lo faremo. Dobbiamo stare attenti. Allora, mettiamo della sabbia ora e chiudiamo il tutto. Beviamo del latte perché il pezzo di erba ha fatto il pezzo di erba. Credo che ce l'abbiamo fatta. Mi ha spaventato, mi ero dimenticato del guardiano. Comunque bene, vedete, abbiamo questo tubo. Ora volevo provare con l'acqua, ma per il resto abbiamo praticamente un tubo che ci porta dalla nostra base a... Ah! Oh! No, 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 bravo! No! No, 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 tu non puoi fare il casino, no, non fare il casino, questo... Oh! Allora, se io parto da qua, metto dell'acqua qua, dovrebbe andare 8 blocchi e si ferma qua, bene. Ora, devo aprire qua, fare ed entrare dell'acqua, andare al contrario, ok, e se tutto va bene, perfetto. Ora vado qua, prendo dell'altra acqua da qua sotto, faccio così, abbiamo un altro fiume d'acqua che va per 8 blocchi, forse va anche più di 8 blocchi, non lo so ragazzi. Facciamo così ragazzi, qua devo chiudere, qua devo aprire, prendere, ok, prendo dell'acqua da qui, benissimo. E ora c'è l'ultimo blocco che, ok, ok, praticamente ci porterà al sicuro qua. Bene! Oh, ora dovremo fare una cosa che collezioni l'acqua. Non voglio che faccia tutto sto casino perché adesso praticamente non va bene. Però è questa l'idea praticamente. Non penso che andrò avanti questa puntata perché ci ho messo veramente un casino. E ora vorrei fare qualcos'altro. Ma nella prossima puntata vi mostro il sistema ancora più completo. Praticamente quello che voglio fare è attraverso un dispenser buttare degli oggetti che vanno in questo magazzino. Praticamente così potrò smistare velocemente gli oggetti tra le due basi. Insomma, era questa l'idea, volevo provarci. E insomma, ce l'abbiamo quasi fatta. Ci manca un poco così. Ma ce... Ah, ok, crampo la mano. Ma ce l'abbiamo fatta. Ah. Ora dobbiamo tornare in esplorazione. Mi allontano da questa sanguisuga perché è 3 ore che mi stai dando mining fatigue. Non ti stanchi mai, eh. Non ti stanchi mai. Guarda come mi guarda. Me ne vado lontano 50 blocchi. Anzi, 50.000. Andiamo a cercare i cavalli. Voglio trovare dei cavalli. Woohoo! Voglio ancora trovare il cavallo fantasma. Allora, di solito c'è solo quando c'è il temporale, ma non c'è problema. Arriverà prima o poi questo temporale. Intanto io ho tutto il tempo del mondo. Intanto voglio cercare una zona dove ce ne sono veramente, veramente tanti. Qua ce ne sono un po'. C'è una zona dove di solito ce ne sono. Ma siccome ho fatto spawnare troppi alberi, ho paura che non gli cada un fulmine in testa. Noi dobbiamo trovare un cavallo che sia charged. Quindi adesso andrò in giro per la mappa e cercherò un posto, ecco, una pianura piena zeppa di cavalli, se riesco. In modo da avere più possibilità di trovare questo cavallo strano che voglio domare. Allora, questa è una pianura enorme che ho trovato. Se c'è un cavallo, deve essere qui. Cioè, non ho idea. È veramente enorme, quindi spero ci siano da queste parti.
E dato che adesso è arrivato il temporale, è molto probabile che potremmo trovarne. Credo che l'abbiamo trovato. Forse l'ho trovato. Forse l'ho trovato. Credo sia quello. Credo sia quello. Credo sia quello. Ragazzi, ragazzi, l'abbiamo trovato. Fermi tutti. Fermi tutti. Fermi tutti. Sì, è lui. È lui. Si è trasformato. No, ragazzi, pericolosissimo. Ce l'abbiamo fatta. Ok, avete visto il modo migliore per trovarlo è andare in una zona piena di cavalli. Oh boy. Oh boy, ragazzi. Ora possiamo rubarlo. Possiamo farlo diventare nostro. Allora, con l'arco. Non ho frecce, non ho frecce. Allora, dobbiamo stare molto attenti ad uccidere solo gli scheletri sopra. È l'unico modo. Ma vai a cagare tu. Non disturbarmi in questo momento importante della mia vita. Non ho mai avuto un cavallo del genere. Sono rarissimi. Oh, si stanno ammazzando a vicenda. No, 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 no. Non morite. Dai. Sì, ok. Questo è libero. Questo cavallo è libero. Perfetto. Li voglio tutti, li voglio. Li voglio tutti. Li voglio tutti. Devono rimanere tutti vivi. Ciao, mio. E mio, voglio il cavallo magro. Voglio il cavallo magro. E la botte piena. E la voglio ubriaca. Voglio tutto. Insomma, dai. Oh. Allora, sì, ora io vado a mettergli la sella. Posso mettergli la sella? Posso mettergliela? Gliel'ho messa? No, vabbè. Signori, guardate. Non serve nemmeno a domesticarlo. Ce l'ho. Però ha troppa poca vita. Le leggende dicevano che era piena di vita. Occhio agli scheletri. No, 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 no. Non ammazzatemi il cavallo. Non ammazzatemi il cavallo. Vi ammazzo. Dove sono gli altri? Perché rompete? Perché rompete? Perché rompete? Perché rompete? Vieni qua. Vieni qua. Tu non puoi farmi questo, ok? Tu non puoi. Tu non... Mannaggia. Mannaggia te. A te. Mannaggia. No, ho ucciso il cavallo. Mannaggia. Ridammi la sella. Ok. Ok. Ok, questo quanta vita, vediamo. Già meglio. Però io avevo visto dagli screenshot che avevano tantissima vita. Vediamo quanto salta in alto. Mi hanno detto che salta molto in alto rispetto a un cavallo normale. Quindi se carico al massimo. A me sembra... Cioè, scusa, dov'è la leggenda che salta altissimo? Mi avevano detto che era una bestia. Siamo sicuri? Magari sta saltando alto. Magari sono io che penso sia basso. Boh, non lo so, ragazzi. Non saprei dirvelo. Però ce l'abbiamo. Però abbiamo un cacchio di horsetrap. Cioè, è bellissimo. Questo è un cavallo di cui vale la pena avere. Ragazzi, lo porto in base. Ed eccoci qua! A casa! Io ho il nome perfetto per questo cavallo. Guardate qua, lo chiamiamo... Sense! Ehi, allora, sarai il mio cavallo preferito! Sense! Yeah! Questo cavallo non lo perderemo. Sarà il mio cavallo preferito. Io ti voglio troppo bene. Sei magro quanto me. Ti voglio un sacco di bene. Ragazzi, che ne pensate di questo episodio? Abbiamo fatto veramente parecchio. Sono esausto. Lo vado subito ad editare così esce il prima possibile. Vi ringrazio per la visione. Se avete altre idee, lasciate un emoji, un like, un commento, quello che volete qui sotto. E noi ci vediamo molto presto con il prossimo episodio. Salutiamo Sense. Saluta il pubblico. Ciao ragazzi.